nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione, l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto, di piazze, sono fatte per abolire le distanze, congiungere le persone divise, contribuire all'incontro, alla solidarietà fraterna. Dunque invochiamo il Signore per coloro che hanno progettato e realizzato quest'opera e per tutti quanti ne beneficeranno. Ascoltiamo la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: «Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli creò da solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, perché di Lui stirpe noi siamo». Parola di Dio. Quando ho ricevuto da parte del sindaco l'invito a benedire questa piazza, che è stata rinnovata e resa anche un parco per l'incontro dei bambini, mi sono fermato sulla persona a cui è intitolata la piazza, Gerhard Rolfs. Chi è? Perché? E ho scoperto cose interessantissime. Gerhard Rolfs è stato un illustre linguista, morto nel 1985, che ha dedicato la sua vita allo studio, lui tedesco di Tubinga, allo studio dei nostri dialetti, di tutti i dialetti dell'Italia meridionale, e ha pubblicato quello che ancora è un punto di riferimento per chi studia le lingue, il dizionario dei dialetti salentini di Terra d'Otranto, in 3 volumi. E mi ha colpito questa cosa, non per interesse linguistico, perché non sono linguista, ma per un motivo. Uno straniero, un uomo lontano da noi, era interessato a noi, alla nostra lingua, alla nostra cultura, ha scritto anche un dizionario del dialetto grecanico dell'Italia meridionale. Ecco perché qui a Martano è intitolata questa piazza, suppongo, ma credo di non sbagliare. E vedete, questo mi porta a alcune considerazioni che voglio condividere con voi. E abbiamo una attitudine negativa, noi uomini, esseri umani in genere, che si chiama autorazzismo, che non è tanto il razzismo degli altri nei nostri confronti, ma il nostro, gli psicologi lo chiamano mancanza di autostima. Ci stimiamo poco, pensiamo di valere poco, pensiamo di non essere interessanti. E invece arriva uno studioso tedesco che ha dedicato tutta la vita allo studio della nostra lingua, delle nostre abitudini, dei nostri modi di parlare. Siamo interessanti più di quanto possiamo immaginare.
E vedete, questo atteggiamento è molto pericoloso perché presta il fianco poi al razzismo degli altri. A volte siamo noi a servire su un piatto d'argento agli altri la possibilità di svalutarci. E invece ciascuno di noi può essere sanamente orgoglioso della terra in cui è nato, delle proprie radici, della sua cultura, del luogo dove vive. Noi siamo interessanti. Qualcuno ci ha studiati. E concludo dicendo una cosa molto più bella. L'autorazzismo e la mancanza di autostima a volte raggiunge la radice, cioè il nostro essere uomini. Noi vorremmo essere altro. Non siamo mai contenti della vita che facciamo. Mai. E invece in questi giorni stiamo celebrando il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Per Dio noi siamo interessanti tanto che ha voluto diventare uno di noi. Noi non dobbiamo mai dimenticare questo fatto. E allora la benedizione di questa piazza, che sarà luogo di incontro, luogo di gioco, luogo in cui le famiglie si raduneranno e che dona valore a questo rione delle casermette, sia per noi un ricordo. Tutte le volte che noi ci riuniamo, stiamo insieme, quando preghiamo insieme, Dio è in mezzo a noi, Dio è con noi. E vorrei che tutti fossimo orgogliosi e anche custodi di ciò che abbiamo. Ora quest'opera è stata realizzata, è data a noi, cominciando da chi qui vive, da chi qui abita. Siamo chiamati a custodirla, siamo chiamati ad essere contenti di ciò che abbiamo, a dare valore. E il Signore ci dia la fantasia sempre per dare valore a ciò che abbiamo, a ciò che siamo, e ci ricordi che, come diceva San Giovanni Paolo II, vale la pena essere uomini perché Gesù ha voluto diventare uomo, e questo ci ricorda quanto noi valiamo agli occhi di Dio. Dunque, con questi sentimenti, con queste considerazioni che semplicemente condivido con voi, invoco la benedizione del Signore su questo luogo e su quanti qui si raduneranno oggi e nei giorni a venire. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa piazza, quanti qui si raduneranno per incontrarsi, per giocare, per vivere nella socialità. Il tuo angelo li preceda e li accompagni perché, superata ogni insidia, possano giungere sani e salvi alla meta desiderata. A te la gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Grazie Don Giuseppe e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Siamo contenti di essere qui per inaugurare questa bella piazzetta dedicata appunto al glottologo che si interessò tanto di noi, come ha detto Don Giuseppe, Gerhard Rolfs. È stato importante nei decenni precedenti che la commissione toponomastica di questo comune abbia deciso di intitolare questo spazio, era un terreno, diciamo brullo, a Gerhard Rolfs. Nel frattempo
ci si è preoccupati di dare una dignità a questo luogo e quindi c'è stato questo progetto che è stato finanziato dalla Regione Puglia, ripreso più volte negli anni e poi portato a compimento. Ringraziamo ovviamente l'ente finanziatore, la Regione Puglia, e ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per la riuscita di quest'opera. Un'opera che si innesta, cari concittadini, in un'ampia programmazione di riqualificazione di tutto il rione Guasermette. Siamo partiti con il verde pubblico attrezzato in via Castrignano, l'impianto sportivo di quartiere in via Antonio Stomeo, la piazzetta Rolfs che inauguriamo oggi. Completeremo e continueremo le opere con gli asfalti sulle strade principali e con la rigenerazione anche del Parco delle Sculture alle mie spalle. Quindi una serie di opere che danno dignità e piacere a questo rione, al grande rione Casermette, e si agganciano anche con il rione Teofilo ovviamente e il rione Santa Lucia. Quindi abbiamo questo punto di raccordo che è la piazzetta Rolfs, che richiama i cittadini di tutta la città di Martano, ma in particolare di questa zona. Questa è una piazzetta particolare, è una piazzetta che vede non soltanto dei giochi qui messi uno a fianco all'altro, ma vede anche la possibilità per i cittadini, qualora lo volessero, di poter coltivare alcune aree destinate ad orti sociali. È una finalità ovviamente più sociale che economica, ci mancherebbe, però è anche un modo come un altro per salvaguardare questo luogo. Quindi quando uno si interessa alla cosa pubblica, inevitabilmente ci tiene a sorvegliarla, a guardarla, a seguirla. È chiaro che qui abbiamo la videosorveglianza, abbiamo tutto quello che serve per tenere a bada questa piazzetta, ma allo stesso modo sono i cittadini che fanno la città e sono i cittadini che devono mantenere questo luogo, come hanno fatto finora e come continuano a fare anche con le altre opere realizzate in questi anni. Quindi un ringraziamento da parte mia va a tutti i cittadini del rione Casermette, che sono sempre molto attenti alla cura e alla manutenzione dei luoghi pubblici. Grazie. Continuando questo excursus sulla nostra cittadina, questo è un punto, diciamo, di partenza, non di arrivo. È una villetta questa che ha avuto un po' di vicissitudini perché i lavori sono andati un po' oltre quella che era la tempistica a causa di varie problematiche più, diciamo, tecnico-burocratiche che di altro tipo. Però si dice cosa fatta capo A. Quindi abbiamo con tenacia e anche nel silenzio continuato a portare avanti quest'opera per arrivare alla giornata di oggi. Ovviamente l'obiettivo è quello di renderla anche fruibile per delle attività che si andranno a fare su questa piazzetta. Non sarà una piazzetta solamente per i giochi, sarà anche una piazzetta dove incontreremo i cittadini, sarà un luogo di ritrovo del rione ed è importante da questo punto di vista perché rappresenta una sorta di agorà per il rione Casermette, perché si collega con il bocciodromo che è già un luogo di socialità e con gli altri luoghi che ci sono. Questa inaugurazione di oggi, consentitemi, è un'inaugurazione che contiene anche un po' le speranze e la voglia di fare
e anche la voglia di migliorare il luogo in cui si vive. Consentitemi di citare una per tutte, perché oggi non c'è più, però era una di quelle persone che nella precedente amministrazione mi esortava particolarmente ad accelerare, a fare i lavori, ad occuparci del finanziamento. Mi mandava le foto da casa sua perché abitava qui. E oggi Lusi, che non c'è più perché purtroppo se n'è andata via troppo presto, ed era una persona attiva nella società martanese, presente, molto attiva per esempio con l'associazione Cosimo Moschettini, ma non solo, anche attiva nel volontariato, nel silenzio, tante volte anche ad Angelo, che è qui, il marito che saluto fraternamente, mi chiedeva delle cose di persone di Martano, nel silenzio, me le chiedeva: come possiamo aiutare questa persona, piuttosto come possiamo aiutare quest'altra persona. E a volte, le prime volte, mi scappava di dirglielo anche ad Angelo, ho detto: ah, mi sono sentito con Lusi per questa cosa, piuttosto. Poi dopo dicevo: ma forse lei mi voleva confidare qualcosa soltanto a me, perché voleva fare del bene in silenzio. E quindi, ovviamente, poi ci scherzavamo su. E quindi questo momento di inaugurazione, così come tutti i momenti di inaugurazione, abbiamo ricordato Gerard Rolfs, un grande personaggio, ma la storia dell'umanità è fatta anche dalle persone semplici, piccole, una ad una, che formano le comunità. Ecco, Lusi era una di quelle. E quell'aiuola che vedete di là sarà un'aiuola che la famiglia Saracino, insieme anche agli amici e alle amiche di Lusi, cureranno in particolare in questa piazzetta, e anche loro contribuiranno a sorvegliare, a controllare, a far crescere questo luogo. Quindi grazie Lusi e grazie a tutti voi. A chiusura dell'intervento, perché noi siamo... Thank you.
takes the child. Hi-ho, the derry-o, the wife takes the child. The child takes the nurse. The child takes the nurse. Hi-ho, the derry-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow. The nurse takes the cow. Hi-ho, the derry-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi-ho, the derry-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi-ho, the derry-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse.
Thank you.